Quale significato ha la testimonianza dell'aeronautica in una giornata di inaugurazione dell'Accademia Dronica qui al Fermi? Ah, devo dire che ci tenevo moltissimo a essere presente, perché il professor Maiorino mi ha coinvolto in questa cosa con grande entusiasmo e mi sono sentito conquistato, e credo che tutto quello che può interessare i ragazzi può tenere vivo l'entusiasmo dei ragazzi e fargli capire che per raggiungere obiettivi ambiziosi c'è bisogno di studio, di lavoro, è una cosa importante. Poi si parla di droni, quindi insomma l'aeronautica aveva la sua parte. Ecco, ricordare pure il suo passato da ex allievo di questa scuola è una testimonianza importante per quello che potrebbe essere lo sviluppo della carriera dei ragazzi del Polo Fermigarda. Lo spero, perché anche per me un ex allievo è stato, diciamo, di ispirazione per poi pensare di entrare in Forza Armata. Personalmente, insomma, è stato un amarcordo tornare in questa scuola dove mancavo da tantissimo anno, 20-30 anni, adesso non lo ricordo nemmeno. Spero che sia stata una testimonianza importante per i ragazzi, che sia stata motivante. Ecco, i droni quale futuro hanno, oltre a quello appunto militare, che è quello più immediato, ma aeronautica anche di pace? Quindi... Assolutamente, io devo dire che la Forza Armata, l'aeronautica italiana, è stata abbastanza preveggente nell'uso dei droni. Oggi siamo all'assoluta avanguardia, dal punto di vista dronico siamo la seconda forza europea e utilizziamo i droni in coordinamento con la polizia e con i carabinieri per attività anticrimine in maniera molto diffusa, per cui insomma l'attività dronica non è solo militare dal punto di vista bellico, ma anche di pubblica sicurezza.